di un sistema di questo tipo, bisogna cambiare. È chiaro che è un fatto storico, ma se non si acquista già consapevolezza da oggi, dai luoghi di lavoro, da chi produce con le proprie mani la ricchezza che poi viene spartita inequamente, è chiaro che non faremo nessun passo avanti. Allora le battaglie perse saranno sempre battaglie perse. Qui bisogna vincere, ribaltare un sistema intero. Forse è troppo enorme l'obiettivo, però è inevitabile. Io ritengo che sia una questione di sopravvivenza dell'umanità. Grazie. Organizzata dalla Valda Bassotti, in cui eravamo 107 antifascisti internazionalisti che hanno cercato di rompere il muro del silenzio, non della menzogna, anche attanaglia la questione ucraina. Abbiamo portato lì solidarietà attiva, abbiamo portato informazione poi una volta entrata in Italia, e quello che abbiamo visto era completamente diverso da quello che ci veniva raccontato dai nostri media, sia di destra che di sinistra. Abbiamo visto una realtà sana, genuina, che resisteva contro i nazisti scagliati dal governo di Kiev per conto dell'Unione, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea. Allora, le cose sono due. O abbiamo visto la realtà, o hanno allestito un set di Truman Show per farci contenti. Io penso però che era la prima delle due opzioni. Vi racconto un breve aneddoto che ho vissuto circa un mese fa a Ballarò. Eravamo andati in trasmissione per parlare dei lavoratori precoci, della questione delle pensioni e tutto. Da giornalista, prima di intervistarmi in diretta, che c'era anche Alberto Dini, mi ha fatto un po' di domande un po' per mettermi in difficoltà. Quando mi ha detto chiaramente, ma lei non si sente male a pagare le pensioni per chi magari può andare in pensione a 55-60 anni e tu devi pagare le loro pensioni tutta la vita? Anche io ho risposto, io penso che i soldi ci sono per dei opere inutili e ci sono per le guerre della NATO. Appena ho detto per le guerre della NATO, mi ha bloccato. Nonostante tutto sono riuscito a dare in trasmissione, cioè in diretta in collegamento esterno, gli hanno cantato i quattradini, appena stavo cercando l'intervento sulla guerra, bloccato dallo studio e tutto. Questa è l'informazione italiana. Se è vero che dalla parte comandano loro hanno, come si dice da questo fatto, hanno una terribile paura, perché la ragione è stata dalla nostra parte, la verità ce l'abbiamo noi. Certo, la sfida adesso è impari, siamo Davide contro Golia. Però io penso che se si iniziasse a parlare alle persone, nei posti di lavoro, in università, negli ospedali, si fa capire tranquillamente, cioè si può far capire tranquillamente alle persone cosa, il perché di questa situazione. Io sono un lavoratore precario in un call center, ho dei colleghi che sono quasi tutti spoliticizzati, mi è bastato veramente poco per fargli capire il perché della situazione in cui ci troviamo. Poi abbiamo incontrato che è un scemo, ringraziamo tutti quelli che si sono susseguiti da viaggi in poi per come hanno ridotto la nostra generazione. Ho detto chiaramente, noi se ci mandano una pedata sul sedere a casa non abbiamo nemmeno sussidio. Lo sapete che noi paghiamo 70 milioni di euro al giorno alla NATO? 70 milioni di euro al giorno sono in pratica per ogni italiano 400 euro all'anno. Sono soldi che vanno tolti all'istruzione, alla sanità. Qui abbiamo una puericultrice del centro assistenza minori di zona di via Busiano che rischia di chiudere perché non ci sono soldi. Quanto costa? 3 milioni e mezzo? Per un anno 3 milioni e mezzo. 70 milioni diviso 24 fa 3 milioni. Un'ora di guerra costa un anno di servizio per gli infanti. Cioè, gli argomenti ce l'abbiamo, allora noi dobbiamo essere siccome qui penso che ormai
Meno male tutti abbiamo capito qual è il male e abbiamo anche gli strumenti per divulgare le informazioni grazie ai relatori della splendida iniziativa di oggi. Io penso che noi dobbiamo essere moltiplicatori. Spero che tutti abbiano lasciato la mail e seguino gli eventi che organizziamo come Comitato Contro la Guerra. Potete trovare anche su Facebook la nostra pagina in cui segnaliamo gli eventi. Prima c'è stato un intervento in cui si diceva, citando Mandela, che è un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Poi c'è un'altra persona, un uomo vero, che l'imperialismo americano l'ha combattuto fino alla fine, e diceva da soli, un sogno si comincia da soli, quando sei in due si comincia la realtà. Noi oggi siamo in 400, conquistiamoci la realtà.